Il Montenero si aggiudica il derby, quello del Basso Molise, quello che va a inaugurare il campionato di eccellenza regionale davanti ad un buon pubblico sia da una parte che dall'altra. Le due squadre scendono in campo per una gara diretta dal signor Antonio De Lucia. Arriva dalla sezione di Termoli, una giornata splendida in Basso Molise per due squadre che si studiano, due squadre che vogliono il bottino pieno per cercare di conquistare i primi 3 punti stagionali. Alla fine la spunterà il Montenero, la squadra ospite. La gara è sentita sul rettangolo di gioco. Dopo poche battute ci prova De Pascalis al 20°, pallone che danza nell'area piccola e si spegne incredibilmente sul fondo, ma la gara si decide e cambia praticamente volto dopo un po'. Prima c'è un tentativo dalla media distanza da parte di D'Ascenzo con la conclusione abbastanza alta sulla traversa, poi in un momento critico sul filo del fallo laterale c'è un contatto fra Spagnolo e il giocatore Pezzotta, forse allarga il braccio Spagnolo per il direttore di gara sulla segnalazione dell'assistente. Spagnolo deve guadagnare anzitempo gli spogliatoi sul calcio di punizione battuto da Pazienza. Camperchioli si salva con l'aiuto della traversa. La Criternina con un uomo in meno prova a rimboccarsi le maniche, guidata soprattutto da un Di Fortunato che in campo detta i tempi per i suoi compagni. Non ci arriva qui Silvestri sul lancio proprio in profondità dell'ex Primavera del Varese. Grazia Plena in profondità all'occasione buona in corsa Silvestri che si gira con il sinistro, ma sulla sua strada c'è l'estremo difensore del Real Montenero Di Santo che agguanta la sfera finale del primo tempo con il Real Montenero con D'Ottavio che ci prova tiro a giro. Camperchioli però è lì, è precisa la presa dell'estremo difensore ex Petacciato. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, una buona Criternina che ovviamente deve fare di necessità virtù proprio a dispetto dell'uomo in meno. Il primo tentativo dopo una lunghissima fase di studio al 24° e di Gregorio che arriva con ritardo e D'Ottavio che arriva con ritardo sul cross dalla destra, ma sul capovolgimento di fronte. L'occasione più ghiotta è per Safa, appena è entrato, si invola, la sua conclusione in corsa, trova sulla traiettoria l'estremo Di Santo che gli nega la gioia del gol. Criternina che però soffre e Montenero che invece trova il gol. Quello della vittoria firmato da D'Ottavio, da poco spostato in avanti dal suo allenatore Borrelli, la conclusione dalla lunetta che delimita l'area di rigore, regala i 3 punti alla compagine del Montenero, la stupenda punizione battuta dall'ex promessa calcistica del Genoa, con la palla che si infila sotto il set della porta difesa da Camperchioli. La Criternina abbassa la testa, vuole il pareggio, cerca il tutto per tutto la formazione di casa, che però solo nel finale trova l'ultimo tentativo con il centravanti Tarantino, con la sfera deviata in calcio d'angolo. Vince il Montenero che si aggiudica il primo derby stagionale. Va male la Criternina che perde la partita inaugurale.